e prosegue verso Seul. Immaginavano di essere spiati, ecco tutto. Purtroppo per tutti non era vero. L'aereo di linea è a pochi secondi dall'isola di Sakhalin. A Sakhalin erano pronti. Il volo Korean Airlines 007 entra in territorio sovietico per la seconda volta. Signore e signori, serviremo la colazione. Tra tre ore atterreremo a Kimpo. L'obiettivo procede ad alta velocità e si avvicina al confine. È sulla tua direzione? Non lo vedo, nemmeno sullo schermo. Il maggiore Gennady Osipovic, a capo della squadra di intercettori, vede l'aereo del volo 007. Spara una raffica di avvertimento. Ma la raffica passa inosservata. Preparati all'attacco. Avvicinati e distruggilo. Ricevuto, bersaglio individuato. Lancio eseguito. Obiettivo distrutto. Il pilota del caccia crede che il 747 sia un aereo spia nemico. Ma dovranno passare quasi 10 anni prima che racconti la sua versione dell'abbattimento dell'aereo passeggeri. Per molto tempo gli investigatori si sono chiesti che cosa avesse visto e fatto il maggiore Osipovic dopo aver intercettato l'aereo nel 1983. Dopo quasi 10 anni e la caduta del regime comunista, finalmente racconta la sua versione. Io vidi l'aereo. Sembrava un aereo civile perché aveva una luce intermittente sulla coda e una davanti, ma poteva essere un camuffamento. Basta mettere una luce intermittente su un velivolo per farlo sembrare un aereo civile, quindi non mi sono posto problemi al riguardo. Spara una raffica di avvertimento. I colpi di avvertimento in genere si vedono perché i proiettili lasciano delle scie luminose. Ma nel cannone del caccia di Osipovic non c'erano proiettili traccianti. In genere si utilizzavano proiettili traccianti, ma in quegli ultimi 6 mesi non erano stati caricati. Anche se non erano traccianti, Osipovic ritiene che i piloti del 747 avrebbero dovuto vedere i proiettili. Quando li intercettai, io volavo in questa posizione, loro in quest'altra. Come non hanno potuto girarsi e vedermi? Io volavo con le luci accese, come prescritto dal protocollo. Poi, una terribile coincidenza decide la sorte di 269 persone a bordo dell'aereo. Korean Air 007 chiede di salire a 350. Korean Air 007, salite e mantenetevi al livello 350. Come succede a una macchina, quando un aereo sale, rallenta. Ma il pilota del caccia interpreta la salita come una manovra evasiva. Ridusse la velocità, quindi io potevo o sorpassarlo o scendere. Da ciò capì che era un incursore nemico. Questo lo convinse che non si trattava di un aereo civile e che quindi era in pericolo. Il mio unico pensiero era raggiungerlo e fermarlo. Eravamo stati addestrati per questo. Ho rallentato, sono sceso e ho eseguito la manovra del serpente per creare un po' di distanza. Altrimenti il missile non avrebbe potuto individuarlo.
Non aveva molto tempo perché l'aereo si stava avvicinando alle acque internazionali. Preparati all'attacco. Ricevuto, bersaglio individuato. Lancio eseguito. Osipovic lancia due missili aria-aria che viaggiano a 2000 km orari verso l'aereo di linea. Uno esplode vicino la coda, danneggiando i comandi e l'impianto idraulico. L'esplosione crea anche un buco nella fusoliera, causando una rapida decompressione nella cabina. Ho visto la prima esplosione proprio sotto la coda. Poi ho visto che entrava in acque internazionali e sono tornato alla base. Discesa d'emergenza, indossare la maschera e regolare l'elastico. Discesa d'emergenza, indossare la maschera e regolare l'elastico. Al momento della perdita di pressione in cabina, venne segnalato un buco di circa 0,16 metri quadrati. I piloti riescono a controllare l'aereo solo per pochi minuti. Subito dopo l'impatto col missile, l'aereo è salito a livello di volo 380, per poi scendere a circa 25 metri al secondo. L'aereo colpito precipita sul Mar del Giappone, con i passeggeri quasi tutti ignari della situazione. A quel punto si ferma la registrazione. Noi abbiamo ipotizzato che in quel momento l'aereo si sia disintegrato. Gennady Osipovic oggi è ancora convinto di aver abbattuto un aereo spia. So che non mi avrebbero mai ordinato di intercettare un aereo civile o da carico, ma solo aerei spia. Noi non diamo la colpa a lui, ma altre famiglie sì. Dicono che la responsabilità è sua, visto che ha premuto lui il bottone per abbattere l'aereo. È indubbio che lui sa cosa ha fatto. Ed è certo che sia convinto che si trattasse di un aereo spia senza passeggeri a bordo e che non abbia ucciso 269 persone. E lui vuole continuare a crederlo, io non posso biasimarlo. Nel 1993 Kai Frostell ha le prove che il suo primo rapporto aveva delle enormi mancanze. Ora può dimostrare come i piloti coreani abbiano commesso un grave errore e siano andati fuori rotta e come il pilota sovietico abbia interpretato la situazione. La distruzione dell'aereo del volo 007 viene considerata un incidente. Frostell raccomanda che gli aerei civili siano dotati di un dispositivo che indichi che l'autopilota sia impostato nella direzione magnetica. La tragedia del volo 007 non doveva accadere. Non era inevitabile. È stato il risultato di una serie di incidenti, di fraintendimenti, di una serie di decisioni negative prese troppo in fretta. Quando mia sorella Mary Jane mi salutò all'aeroporto, mi abbracciò fortissimo. Io le dissi: Mary Jane, ho come la sensazione che non ti rivedrò più. Il volo Korean 007 è stato importante nella mia vita. È un caso che ho avuto molto a cuore. È stato molto triste. Penso sempre ai familiari delle vittime. A loro va tutto il mio cordoglio.